Udinese. Ciao Gerard, benvenuto innanzitutto. Ascolta, da tempo si parlava di un tuo ritorno in Italia e sei arrivato all'Udinese. Ci dici in questo momento che opportunità è per te e quanto sei felice di indossare questa maglia? Sì, alla fine sono qua, è tornato in Italia, all'Udinese, sono molto contento di essere qua. Credo che per me è una bella opportunità per tornare del mio infortunio. E nel mio ricordo c'è l'esperienza in Milano. E tornare qua in Italia nella squadra dell'Udinese per me è un orgoglio e vado a lasciare tutto nel campo. Quanta voglia hai di tornare in campo e di vestire la maglia dell'Udinese? E mi mancava troppo e è stato contento di vedere a Tucu, a Nacho e i miei compagni. Che impressione ti ha fatto il club? Il club? Bellissima impressione. Il stadio bello, lo sapeva perché ho giocato qua con il Milan per prima volta. Il centro sportivo mi è piaciuto troppo perché è grande, palestra grande, il fisio, il spogliatoio. Bellissimo tutto, recuperazione, acqua fredda, mi piace e devo essere contento perché questo va bene per giocare nella partita. Ti senti un giocatore diverso rispetto alla tua prima esperienza in Italia? Più forte, hai fatto tante anche belle stagioni dopo il Milan. Sì, mi sento diverso perché quando io ero andato al Milan cercava la mia regolarità in minuti nella partita e anche nel mio gioco. Adesso ho giocato 2 anni e mezzo in Inghilterra, in Watford, e credo che sono un giocatore totalmente diverso, aiutando la squadra, facendo il mio in attacco, perché il mio forte c'è l'attacco. Vediamo che succede, ma arrivo forte, ho lavorato troppo gli ultimi 7 mesi. Sono contento e andiamo forte. Hai iniziato a conoscere anche il mister Luca Gotti. Ti ha già detto magari cosa ti chiede in campo e come vuole inserirti nel gioco? Tutti e due siamo contenti per essere qua. E ancora non mi ha detto niente di come giocare, formazione. Hai parlato di Pereira. Con lui hai giocato al Watford. Adesso siete arrivati insieme a Udine, lui ha già giocato poi da giovane all'Udinese. Cosa pensi che potete dare insieme alla squadra? Credo che facciamo una doppia bella perché lui è un bello giocatore, gioca benissimo e anche a me mi piace l'attacco, mi piace fare belle giocate e credo che se facciamo un bello lavoro per la squadra, dopo possiamo essere contenti tutti e due e sfruttare di tutte le partite. Tu, il Tucu, De Paul, Lasagna, Okaka, Nestorowski, siete tanti in attacco e tutti bravi, ci farete divertire quest'anno. I tifosi dell'Udinese si possono divertire. Sì. Questo è lo più importante, giochiamo anche per noi, giochiamo per il tifosi, perché loro sono contento e dobbiamo lottare forte. Ok, attacco buono, ma anche dobbiamo di fare una squadra forte per difendere e vincere la partita. Alla fine più importante è vincere la partita, ma sì, sicuro che andiamo bene. Quindi sai che è una squadra forte anche e soprattutto col tuo arrivo per riprendervi, no? Perché le prime 3 partite purtroppo non sono andate bene per noi. Sì, sono sicuro di questo. Arrivo qua per aiutare, per lasciare tutto in il campo e sono ansioso per giocare e dare tutto.
è importante anche per inserirti qui avere tanti compagni che già hai conosciuto al Watford? Sì, è molto importante per me arrivare qua e mi hanno accolto bellissimo, ho detto Tuku e Nacho, siamo contenti di essere qua. Adesso l'importante è concentrato e lavorare forte. Il direttore Marino, quando sei arrivato, ti ha paragonato a Baggio. Te lo ricordi, Baggio? Sì. Hai visto giocare qualche video, qualche vecchia partita? Non troppo, ma bellissimo giocatore. Ho visto qualcun highlight, è incredibile. Se non sbaglio, però, tu da bambino avevi Ronaldinho come idolo. Sì. L'hai conosciuto magari a Barcellona, ci racconti? Sì, per me Ronaldinho è il giocatore più buono che ha giocato in la storia. Sì, ho potuto conoscerlo. È andato al Camp Nou a vedere una partita e lui c'era il mio fianco, sì, con me. È stata un'esperienza meravigliosa. Di Messi invece cosa ci puoi raccontare? Messi incredibile, mi piace troppo, è stato con lui 6 mesi, è stato più ma quando era giovane, e adesso fa 2 anni, è stato con lui 6 mesi, bella persona, bello giocatore, tutto il mondo sa lo che c'è Leo Messi. Tu sei un grande giocatore, sei ancora giovane, Barcellona, Everton, Milan, Watford, tutte grandi squadre. Adesso arrivi all'Udinese, che è un club storico, 26 anni consecutivi in Serie A. Come vuoi contribuire? Aiutando la squadra. Sai che i tifosi, sai che anche il staff, sai che il mio forte è in attacco. Credo che dobbiamo de fare il gol, dobbiamo di giocare bene, voglio fare l'aiuto al mio compagno per segnare anche. Tranquillo perché io si vado bene nel campo, si sono contento, sicuro che tutto andrà bene. E poi il gol non sarà un problema per te ma anche per gli altri. A inizio stagione, prima partita, un po' di difficoltà a segnare, ma le qualità anche dei tuoi compagni ci sono tutte, no? Sicuro, arriva sicuro. Se lavoriamo forte la settimana, no, non c'è dubbio che arriverà sicuro il gol. Qual è il tuo obiettivo per questa stagione? Per l'Udinese? E tuo personale? Magari anche, non so, la nazionale? Sì, ma questo è uno di molto obiettivo. E per me il primo obiettivo è ritornare bene, mio ginocchio bene, voglio giocare più minuti possibili e aiutare e vincere partite. Quando tu vinci, tu eri contento. L'ultima, che messaggio, che saluto vuoi dare ai tifosi dell'Udinese? Perché quando sei arrivato tu, sono impazziti, sono stati felicissimi, già erano molto contenti. È rimasto De Paul, il ritorno del Tuku, poi il tuo acquisto li ha fatti esplodere, già ti adorano. Questo mi piace che il tifosi sei contento per me. E adesso solo voglio dire che arrivo qua per giocare, per lottare per la squadra, pronto per segnare e vincere partita. L'ultimissima, il tuo bambino secondo nascerà qui a Udine? No, Barcellona, Barcellona, Spagna, sì. Però la tua famiglia è qua, sì, è venuto qua con la mia fidanzata e il cane, il piccolo cane, ma il secondo nascerà in Barcellona. Grazie Gerard e benvenuto. Grazie a te.
Un saluto a tutto il tifosi udinese, forza Udinese.